Ed eccoci qua con una nuova puntata di Res Pubblica, Sicilia Chiama Europa, benvenuti e ben trovati, il mio saluto eh, consueto rimane anche con questo nuovo format. Prima di eh, far entrare l'ospite di questa sera, il primo eh, fra i due che ho chiamato in studio, doveroso ringraziarvi per il grande supporto che ci avete dato, per i complimenti e anche per i suggerimenti che ci avete fornito a seguito della messa in onda della prima vera puntata di questo nuovo format di Telesud, appunto, Res Pubblica Sicilia, chiama Italia. Uno studio nuovo che adesso dalla regia, appunto, inquadrano, eccoci qua, al quale ancora mi devo abituare, ma, insomma, questione di, di poco e credo, insomma, che lo sentirò sempre più mio. Vi ringrazio appunto per i tanti complimenti e per i suggerimenti. Nuova era e esordiamo eh, anche stasera con eh, i, i primi esponenti della politica eh, locale. Ho oh, il piacere e lo ringrazio per aver accettato il nostro invito. Dicevo il piacere di avere in studio, lo chiamo ad entrare il Sindaco di Salemi Domenico Venuti. Grazie Sindaco. Ci, ci salutiamo sempre Buongiorno. con le mani a eh distanza sì. per il Covid. Prego, 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 Grazie. prego. Mi sono permesso. Abbiamo qua i bicchieri nostri belli simpatici. Un tè caldo fatto appena, oh. Sindaco. Prego. Grazie così tanto per, Grazie. grazie per l'incoraggio Gra Eh, no, grazie questo. mille, infatti anche io ne approfitto. E complimenti per questo nuovo format. Grazie, che, grazie, detto, grazie da... mille. Beh, eh, ogni tanto un po' di cose nuove, un po' di cose sì, nuove perché no. per sempre guardare, guardare avanti, farsi forza della eh sì. tradizione, ah, ma cercare di svilupparla con una prospettiva lunga. Assolutamente e sì. Poi insomma che... il sottotitolo è Sicilia chiama Europa, perché infatti. siamo sempre più centrali, o meno dovremmo essere sempre più centrali come Sicilia ma anche come provincia di Trapani in questa Europa, Sindaco, per cui abbiamo deciso di iniziare a ragionare in funzione di una coralità anche eh, politica e istituzionale che c'è eh, da questo lembo di terra tante sono le cose che potrebbero essere proposte e eh, prendere insomma consistenza in Europa e quindi proviamo insomma a, fare da, a fungere da sprone. che ne pensi sindaco? Mi piace proprio questa impostazione, credo che eh, ridare eh, come dire, una centralità a questo rapporto con l'Europa dopo anni in cui abbiamo sentito di tutto di più, diciamo, specie in negativo, su qualcosa che invece è ormai la nostra casa e dalla quale abbiamo visto purtroppo anche, grazie, eh, grazie, insomma, non, non, purtroppo anche a causa di questo brutto anno e di questo virus, di quanto sia necessario invece eh, uno spirito di solidarietà tra popoli eh, che hanno percorsi comuni. E questo serve sia dal punto di vista eh, eh, come dire, del sostegno sanitario, del sostegno economico e anche nella ripartenza. Quindi eh, alla fine si sta capendo probabilmente dopo anni bui da questo punto di vista che c'è bisogno di più Europa e non di meno Europa, di un'Europa migliore, ma certamente non si può assolutamente fare a meno di questo contesto che i nostri padri, nonni, i padri fondatori dell'Europa con eh, grandi italiani, Altero Spinelli ed altri hanno voluto immaginare non a caso e che oggi eh, davvero ci sta dando il senso e l'importanza di quello che deve rappresentare e dovrà rappresentare e che magari non è stato in grado di rappresentare adeguatamente negli anni. Quindi sforzarsi come sempre di mettere a posto le cose, non di cancellare con un colpo di spugna tutto perché quasi mai tutto è da cancellare. Poi insomma noi siciliani... Ne approfitto, so, Messina. Assolutamente, eh. infatti, eh, alla salute. E approfitto pure io, ma magari dopo finisco di parlare. Dico, noi siciliani che siamo molto affezionati a Federico II, no? Federico Beh, II sì, di Svevia, bene. fu uno dei padri pensatori, ci ha non tanto, diciamo ma certamente così. pensatori. Il primo Parlamento mio... d'Europa è stato no, Ha quindi. funzionato qui, non a caso. Ha messo del caldo abbastanza? Sì, sì, va bene, anche zuccherato al punto giusto, al limone. Che dire. Non, non, potrei, non potrei chiedere di più. Guardi, direttore. Appena, dico appena non ce la fai, il Sindaco, lo puoi anche usare qua. Grazie mille. E allora, noi abbiamo proprio sviscerato con... Con la tua presenza, Sindaco, ci diamo del tu e ci diamo del tu nella vita, insomma, sempre rispetto istituzionale, però è inutile fare finta che qua ci diamo del lei, poi fuori, ehi, ciao Domenico, come stai? Ci diamo del tu, ma il rispetto fra le parti rimane, certamente, eh, ugualmente, specialmente in televisione. Abbiamo sviscerato, credo, quanto più possibile, le questioni bruttissime legate al 2020, eh, Diciamo distrutto proprio dalla, dalla pandemia legata al Covid-19, ancora non abbiamo superato questa fase. In queste ore stiamo ascoltando appunto questo nuovo ceppo che arriva dall'Inghilterra, le preoccupazioni rimangono. Io velocemente te lo faccio fare un sunto proprio complessivamente di quello che è stato questo 2020 per la città di Salemi. Ma un anno complessivamente bruciato, diciamolo pure, sotto molti punti di vista, non soltanto ovviamente quelli di carattere economico e ovviamente il pensiero va prima di tutti gli aspetti e le conseguenze che purtroppo comunque non sono secondarie non saranno secondarie dal punto di vista sociale a tutte quelle persone che non sono più con noi, quindi gli operatori sanitari, i medici, ma anche i cittadini comuni che hanno subito il peggio di questo virus e noi dobbiamo ritenerci fortunati perché comunque siamo ancora qui a discuterne e a combatterlo, perché questo poi d'altronde fa parte della storia dell'uomo e da questo punto di vista dobbiamo certamente ritornare anche alla semplicità di ragionamenti rispetto alla nostra salute, alla nostra condizione umana anche, ma alla consapevolezza che appunto la condizione umana ci rende precari e che probabilmente dobbiamo avere un atteggiamento meno aggressivo nei confronti di ciò che ci circonda, perché tutto si tiene e si lega insieme, allora non possiamo non rispettarci ma non possiamo non rispettare quello che è l'ambiente e credo che da questo punto di vista questa riflessione vada, vada ovviamente avviata insieme ad un'altra riflessione cioè quella di un ritorno un po' alle piccole cose, a partire proprio dalla salute che noi spesso abbiamo considerato qualcosa di eh, scontato nella stragrande maggioranza dei casi, perché chiaramente eh, pandemie di questa portata non ne abbiamo conosciute, la nostra generazione ne, ne ha letto soltanto nei libri di storia e adesso invece Il ritorniamo fa, a questo a senso di, di precarietà che probabilmente è ecco, l'unico aspetto positivo che io potrei aspettarmi da tutto questo se come pare riusciremo a lasciarcelo alle spalle è proprio quello di di eh, um, ritornare eh, con i piedi per terra e ritornare ad avere quell'umiltà necessaria nell'approccio e nel rapporto non soltanto tra di noi ma anche nel rapporto eh, tra noi e ciò che ci circonda. Eh, dico speriamo perché certo le notizie di queste ore, lo dicevi bene, non sono incoraggianti, però io sono fiducioso del fatto che il vaccino che in maniera davvero eccezionale straordinaria in tempi velocissimi ci è stato consegnato e dal 27 inizierà a dare eh, eh, sul territorio nazionale anche quindi europeo e nazionale eh, appunto eh, i primi risultati in termini di inizio della vaccinazione potrà continuare e proseguire perché vedete nelle comunità si è respirato un'aria davvero pesante, cioè noi abbiamo avuto poi due momenti difficili, il primo con la zona rossa, il secondo con il primo focolaio, che quando venni qui, ricorderai bene, sembrava un problema quasi inizialmente non da parte vostra che non avete mai sottovalutato questo ma da parte di molti, un problema che riguardava Salemi. Io dissi proprio in, questo, in questa sede, guardate che io non, mi, mi auspico che tutto finisca con Salemi e con quel eh, momento che il, dal 30 agosto ai primi di settembre ci ha proiettato di nuovo nell'incubo ma purtroppo non era così, quelli erano dei presagi di qualcosa che già c'era e alcune sottovalutazioni eh, di alcuni soggetti perché io ci tengo a sottolinearlo che la maggior parte, la stragrande maggioranza dei miei i cittadini hanno contribuito in modo fattivo ad uscire eh, dalla fase acuta del virus, non certamente a creare dei problemi. Qualcuno e qualche contesto ha creato qualche mm. problema in più, ma non era altro che qualcosa che già era in atto e che poi purtroppo eh, è cresciuta e che ha visto poi una crescita esponenziale in provincia di Trapani come mai era accaduto. Noi siamo adesso in una condizione eh, diciamo, normale, per così dire come fascia, rapporto fascia di popolazione-contagi, eh, però allo stesso tempo è chiaro che... Uh, tutto questo uh, è un problema che riguarda l'intero territorio, l'intero paese, eh, direi il globo intero quindi quei momenti eh, anche di piccolo e spicciolo campanilismo tra una comunità e un'altra hanno lasciato immediatamente il tempo Senti, che trovavano, a, a, come spesso avviene Assalemi tra casi. le varie diciamo, cose a cui da sindaco hai dovuto pensare anche se non è proprio direttamente competenza di un primo cittadino ma essendo sede di ospedale, io immagino insomma, che ha dovuto subbarcarti anche questi ulteriori pensieri. No? Certo la collaborazione con l'ASPE immagino e ho verificato obiettivamente è stata tantissima, eh, leale, assolutamente eh, funzionale. Ma posso dire davvero forse anche in controtendenza rispetto a quello che spesso ascolto che c'è stato eh, e che in provincia di Trapani, mi permetto di dire, l'abbiamo visto in più momenti, quello del, dell'emergenza dell che è stata affrontata, anche quello adesso degli screening. Noi abbiamo avuto un ASP presente, un dipartimento di prevenzione molto attivo, operativo, nonostante le carenze di personale, nonostante le difficoltà che hanno comportato qualche problema anche di comunicazione, anche di tempestività nei dati, ma credo che tutto va. Da contestualizzato e questo certamente è stato d'aiuto nel caso proprio di Salemi per affrontare al meglio il tutto, compresa la questione ospedaliera, perché noi abbiamo un ospedale, tra l'altro, dedicato ai soggetti deboli. C'è cioè un ospedale che è sostanzialmente eh, attento alle cronicità, quindi abbiamo la lungodegenza, abbiamo ehm, eh, la geriatria, abbiamo la riabilitazione neurologica, quindi un ospedale con tanti soggetti deboli, l'hospice, con soggetti già eh, eh, affetti da malattie terminali. E tutto questo è stato tenuto al riparo da una grande azione fatta, ovviamente, per primi dagli operatori sanitari sanitari che operano in loco che ringrazio, ma anche dall'ASP e devo dire la verità che non abbiamo avuto focolai dentro l'ospedale, nonostante qualche caso di positività c'è pure stato e poi la cosa anche in uno spirito di collaborazione e di solidarietà abbiamo parte Dell'ospedale è stata dedicata proprio al post-COVID e quindi ci sono anche eh, dei posti. Salemi sta contribuendo a quello che è un, eh, eh, un, un, una battaglia che dobbiamo combattere tutti insieme e noi ci siamo messi a disposizione senza polemiche, senza articoli eh, sul giornale che sferzassero l'ASP a non prendere in conto Salemi, mandare dal vicino come spesso avviene, ma dicendo noi ci siamo, facciamo la nostra parte tutti insieme e questo chiaramente è lo spirito con il quale si può parlare. Secondo te la politica è stata ciò. troppo ingerente in questa situazione pandemica o no? Ah, io dico no, no, a mio avviso non è stata la politica ingerente, forse il rischio di ingerenza è più in questa fase, lo sto notando, mm. si, stanno, si sta politicizzando di più il dibattito anche a livello nazionale. Questo non credo che sia un segnale positivo perché ancora non siamo fuori ma non siamo neanche eh, minimamente in condizione di poterci considerare eh, sulla, eh, sulla strada che ci vede eh, lasciare alle spalle eh, questo virus e tutte le conseguenze che vi sono quindi a mio avviso ancora un po' più di responsabilità in questa fase aiuterebbe la politica e le istituzioni devo dire, più che altro è stata una fase istituzionale ci sono state, noi siamo stati eh, continuamente coordinati dal prefetto per cercare di avere con il tavolo di il comitato d'ordine e sicurezza di affrontare tutta una serie di problemi. Da quelle sanitarie a quelle dei controlli, eh, il questore, le forze dell'ordine, insomma c'è stata una grandissima collaborazione istituzionale e questo credo che sia la riscoperta probabilmente di ciò che è davvero importante al netto delle divisioni che poi in politica ci stanno tutte, ma che su un tema del genere devono passare in secondo piano e devono riguardare gli ambiti eh, e le conseguenze. Una cosa è discutere su come e indirizzare i fondi per aiutare imprese, famiglie in difficoltà, altro è continuare a mettere sul piatto eh, eh, le regole che necessariamente dobbiamo rispettare per uscire fuori da questa situazione e per limitare il più possibile danni in termini di certo. ricordo di vite umane. Noi a Sareme abbiamo avuto eh, una perdita, eh, perdite notevoli, mm. eh, due case di riposo interessate, eh, insomma situazioni che davvero ci hanno fatto toccare con mano eh, il valore della vita, è il valore che le istituzioni devono anteporre a qualunque poi divergenza politica, che ripeto Infatti. è normale e che spero presto tornerà ad essere eh, ad alimentare la normale dialettica. Ma anche oggi, su alcuni ambiti va bene, ma su quello che riguarda le regole per affrontare il virus, dobbiamo cercare invece tutti di stare dalla stessa parte perché eh, abbiamo un unico nemico che è appunto il coronavirus e che Infatti. dobbiamo combattere e dobbiamo vincere questa battaglia. Diversi sono. sono... Diversi, lo, ne abbiamo, lo abbiamo detto tutti, anche se insomma, in questa seconda fase qualcuno ha fatto finta di eh, dimenticarlo. No? Abbiamo osannato, ringraziato proprio gli eroi del, del, dell'anno, certamente i medici, i paramedici, i sanitari in generale, in prima linea molti medici eh, di medicina generale purtroppo se ne sono andati a causa del Covid-19 eh, molti medici eh, in, in generale non solo di medicina generale sono stati contagiati e non ci sono più perché hanno appunto continuato a lottare, ad operare secondo, ad esercitare la loro professione. Ci sono tanti altri che sono stati in prima linea, no, le forze dell'ordine scusate, ci metto pure una parte della stampa che è quella che va in giro a, a, sì. a raccontare appunto anche la pandemia ma non dimentichiamoci che quelli che sono stati costretti ad essere operativi e a rischiare, tra questi ci sono anche i sindaci, i primi cittadini. Fare il sindaco significa dedicarsi davvero H24 alla comunità amministrata, ma non è che uno è solo sindaco. C'è anche una famiglia a cui bisogna pensare. Mi racconti i momenti eh sì, di tensione. Eh, e volevo anche pensate. ricordare i tanti volontari che hanno contribuito, assolutamente, a assolutamente è gratuito no, a partire no. dalla protezione civile come, come no. la nostra protezione civile comunale, le, 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 le varie associazioni di protezione civile, le varie associazioni eh, culturali che hanno dato un grande contributo senza risparmiarsi anche nell'andare in contatto con le persone, nel dare solidarietà dal punto di vista alimentare. Insomma, c'è stato davvero una grande squadra e uno spirito di solidarietà che probabilmente non si riscopriva da tempo e credo che questo sia uno dei valori che dobbiamo conservare. Condivido. Poi c'è l'aspetto personale che ciascuno di noi ha vissuto. Confesso che non è stato semplice nella giusta C'è stato fase. chiesto, dico, ma a te che te lo fa fare? Stai a casa, e... proteggiti. No, non mi è stato chiesto perché probabilmente a casa mia ormai la malattia che io ho da tempo lì alimentato, perché quella è una malattia che non riguarda il Covid, che riguarda l'impegno in politica e quindi l'impegno nel sociale, perché poi la politica è prima di tutto impegno nel sociale eh, fa parte del ormai, della nostra vita quotidiana, quindi nessuno mi ha mai posto il problema in questi termini, però io coglievo lo scoramento negli occhi dei miei familiari, di mia moglie, dei miei figli, nei momenti in cui si stava, tutti stavano a casa e invece eh, io dovevo continuare ad andare fuori con il rischio di eh, portare dentro il virus, specie nella fase iniziale. Eh, ho dormito parecchie settimane sul divano ovviamente, quindi questo per dire che mi ha fatto anche anche male alla schiena ma bene Temprato, dal punto di vista diciamo. di un po' di serenità che io per primo perché non era una cosa richiestami ma era un senso di, di responsabilità che mi ha portato chiaramente a mettere il più possibile al riparo eh, la mia famiglia però che mi ha sempre sostenuto eh, in queste fasi difficili anche nei momenti più complicati così come devo dire fatto un accenno alla stampa Salemi zona rossa arriva anche grazie a un'attenzione che la stampa ha eh, dato alla situazione di Salemi che inizialmente veniva in parte sottovalutata in una condizione di caos generale, perché non sottovalutata scientificamente da nessuno, ma grazie anche agli interventi della stampa, ai giornalisti che sono continuati ad essere presenti a Salemi anche quando eh, era stata inibita la, eh, la, 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 la circolazione, quindi sia prima che dopo hanno contribuito a poter fare arrivare le giuste informazioni anche a livelli istituzionali e da questo punto di vista abbiamo trovato... Eh, poi soluzioni che si sono rivelate eh, fortunatamente eh, positive, per non dire risolutive. E parzialmente, marso, da Marzo ad oggi: quanti tamponi hai fatto, quanti controlli? Ma eh, guardate, noi abbiamo avuto dall'ultimo screening... No, no, qualcosa... proprio di te, con i tuoi personali, proprio tu personalmente. Eh, no, io vi posso dire la verità, io non ho fatto tamponi, non ho fatto ah. tamponi perché eh, ho seguito i protocolli, sono stato eh, in condizione anche di monitorare e verificare, molte persone a me vicine, anche in, me, in famiglia hanno fatto i tamponi per motivi professionali, mia moglie è un'insegnante, quindi comunque abbiamo avuto modo di verificare che non c'è stata una circolazione eh, del virus non mi sono mai trovato nelle condizioni di dover fare un, okay. uh, un tampone eh, ad oggi. Altro è in questa fase per esempio quella di magari vedere prima della vaccinazione attraverso il sierologico se effettivamente c'è stato o non c'è stato... Quindi uh, sei propetto, ti farai vaccinare? Però in famiglia sì, io assolutamente sì. Se, e quando toccherà chiaramente, eh, perché le priorità sono date ai sanitari, sono date ai soggetti considerati deboli, quindi quando toccherà a me io sarò il primo a poterlo fare anche pubblicamente per sfatare anche questo mito della paura dei vaccini, del, del, noi dobbiamo affrontare a mio avviso questo momento anche con, e soprattutto con il supporto così come abbiamo fatto e pare che stia funzionando della comunità scientifica. Quindi mi fido assolutamente, nonostante so che ci potranno essere risvolti di qualunque tipo, per qualunque cosa si faccia, ma mi fido assolutamente e sono pronto a farlo in qualunque momento anche in termini di sprone di stimolo. Va bene, eh, sindaco oh, Venuti, eh, quando partiamo con le case a 1 euro a gennaio mi pare? Ma sì, adesso stiamo preparando una serie di iniziative eh, proprio per guardare alla prospettiva insieme a una serie di iniziative che a fine anno abbiamo messo in campo proprio eh, per dare una mano e un aiuto ai soggetti eh, colpiti dalla pandemia. Eh, I soggetti colpiti dalla pandemia a Salemi e quindi le imprese, eh, eh, soprattutto a parte i, i buoni spesa che si stanno dando, quelli regionali, quelli statali, proprio in queste ore e quindi quello è un atto di solidarietà per chi chiaramente non ha la disponibilità ad di andare avanti, ma le imprese che sono state chiuse da codice ATECO eh, a Salemi, i professionisti tutti avranno un contributo da 800 euro a 1200 euro a fondo perduto proprio in funzione del, eh, eh, di un contributo e un aiuto fattivo che il Comune ha voluto mettere. In piedi, però ho avuto sempre la consapevolezza che accanto a queste misure di ristoro, che grazie ai fondi statali, regionali eh, e anche fondi comunali che abbiamo messo avanti per aiutare eh, imprese e, e cittadini, eh, sono sicuramente un, un aiuto che non risolve il problema, ma che aiuta e cioè accompagna nel momento di difficoltà eh, i soggetti che appunto hanno avuto necessità di, di, di rimanere chiusi. Eh, adesso c'è anche eh, chiaramente da guardare alla prospettiva. E siccome nei momenti di maggiore difficoltà è nel buio che si deve cercare la luce, per così dire. Quindi, nei momenti di difficoltà, che bisogna programmare una prospettiva. Stiamo cercando di programmare per questo 2021, insieme a questa ondata, eh, mi auguro, di positività che immetterà la vaccinazione eh, che a breve avremo oh, disponibile per tutti, di cercare di guardare proprio alla prospettiva e di ripartire eh, in modo eh, come dire, energico e determinante. Peraltro questo virus ci ha anche insegnato che probabilmente... Una vita in zone meno come dire, congestionate da traffico, da inquinamento, da smog, aiuta anche è vero, è vero. le difese immunitarie, aiuta il fisico, lo stress minore che alcune zone, quelle periferiche, potrebbero eh, eh, diciamo, consentire ai soggetti, alle famiglie, e, unito al telelavoro, potrebbe rivalutare un po' quello che è, è, è il valore delle aree interne e delle periferie. Noi mi permetto di dire che siamo un'area interna fortunata perché abbiamo buoni collegamenti, abbiamo situazioni, eh, diciamo una certa vicinanza con la costa, quindi non è una vera e propria area interna come la si intende, però abbiamo di contro eh, la consapevolezza che siamo tutti parte di una grande purtroppo periferia. E questo oggi deve far riflettere il governo, il piano eh, di eh, resilienza e ripartenza che eh, il Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale sta mettendo in piedi con il Ministro Provenzano va in questa direzione e noi vorremmo agganciare a queste misure che insieme anche ai borghi più belli d'Italia stiamo programmando attraverso le misure del Recovery Fund e quindi facendo una programmazione dedicata, ma tutto questo deve andare ovviamente in una direzione armonica con, eh, tra Stato, territori, eh, istituzioni intermedie, regione, per far sì che tutto questo si possa tradurre eh, perché noi in una rivitalizzazione dei centri e in particolar modo del nostro centro storico, in questo senso il progetto Caseoneuro assume anche un valore eh, maggiore rispetto a quello prettamente turistico per il quale è stato immaginato Beh. e pensato. Quindi è il momento per fare una scommessa importante come in tutti ripeto, i momenti di difficoltà. Bisogna avere il coraggio di osare. Senti, io vorrei mettere da parte un po' il sindaco di Salemi e passare al segretario provinciale del PD, ma da sindaco non posso non chiederti insomma, un augurio istituzionale ai tuoi concittadini. Ma sì, è chiaro che il mio augurio eh, accorato è per un anno difficile. Eh, va a tutti i, i cittadini, che, soprattutto quelli che hanno avuto o, o, e hanno vissuto l'orrore sulla propria pelle e quella dei propri cari di questa malattia. Ricordo che il primo paziente in provincia di Trapani è stato eh, un salemitano, è stato intubato, dopodiché oggi è eh, tornato al proprio lavoro, ai propri affetti familiari. Eh, e quindi questo chiaramente va a loro ma va a tutti i cittadini di Salemi anche per quello che sono riusciti a fare in termini eh, di responsabilità, di operosità nonostante tutto eh, e di collaborazione eh, nonostante momenti di, di scoramento quindi un augurio oh, davvero di cuore eh, a tutti i cittadini di Salemi, ma non soltanto ai cittadini eh, del nostro territorio eh, con l'auspicio che il nuovo anno eh, ci accompagni mh, verso una fu fuori uscita da tutta questa situazione, ci accompagni verso un futuro eh, fatto di risultati importanti ma fatto soprattutto di consapevolezza nel senso che ho detto all'inizio, di consapevolezza dei nostri limiti e di come questo può essere sviluppato ecco, nel rispetto reciproco e nel rispetto di ciò che ci circonda. Questo è l'augurio maggiore che posso fare sperando nel 2021 di poterli poi incontrare perché in questi giorni sarà impossibile farlo. Va bene, allora, un brindisi con il segretario del PD lo posso fare? Ah, assolutamente, eh, se Mi dispiace, ci devo far assare. Sì, ma anche sì, no, no, <ride> non importa. quindi facciamo... Eh, le, altro... tazze, le tazze anche, non le tocchiamo, Anche però... a distanza, anche a distanza. Il tè si sarà un po' raffreddato, mm. ma secondo me è ancora buono, è tiepido. Ma è, il è buono mio, lo stesso. Il mio buono è buono lo stesso, quindi va bene così. Mm. Perché domenico Venuti è anche il segretario provinciale del Partito Democratico, un si mancare. Nel destino <ride> diciamo che si è pure sobbarcato. Questo onere un anno <ride> complicato, in tutti i sensi, è diciamo. <ride> questa fatica, però non da, non, non da dimenticare. No, perché comunque anzi, queste cose servono anzi, a se futura memoria. Appunto, appunto. Da... senti. Abbiamo tre minuti, eh, scarsi. Per cui, veloci tre argomenti e tre discorsi. Veloci. Innanzitutto, la questione brutta, per la quale insomma, ne abbiamo parlato della quale abbiamo parlato anche nella stampa, questa incursione bah, nella, in una conferenza online, di beh, non si capisce se cos'erano fascisti, leghisti, questi ragazzi Ma che hanno proprio. Forse definirli come, eh, come dire, idioti prima di tutto e prima di ogni cosa è la migliore soluzione, oltre che magari poi bisogna accettare, mi auguro in questo senso. Eh, a nome proprio del Partito Democratico, considerato che era una conferenza di iscritti eh, del PD, ma l'avrei fatto in qualunque altro caso, oltre a condannare dal punto di vista mediatico oh, questa azione assolutamente indicibile e, e davvero insopportabile, perché eh, i principi di rispetto, di tolleranza, quello di cui abbiamo parlato adesso, e che devono ritornare con preponderanza, non possono essere però neanche offuscati da qualche eh, idiota facinoroso che pensa di farne... Un, eh, eh, come dire, un campo di battaglia di conto se dietro si muovono a questo eh, organizzazioni o altro allora la cosa è ancora più grave, più grave certo. e per questo ho firmato insieme ad altri eh, chiaramente eh, attori alla Presidente dell'Assemblea insieme eh, a chi è stato vittima di questo attacco una denuncia circostanziata alla Polizia Postale eh, per far sì che si possa accertare eh, il prima possibile queste responsabilità Saluto. al fine di evitare che comportamenti di intolleranza possano invadere questo spazio invece importante quale il web è e può essere utilizzato sì, infatti, invece in positivo in periodo, eh, e per mettere in relazione la gente specie in questo periodo. In questo dopo Marsala dove va il PD? Ma il PD dopo, dopo Marsala è una sconfitta importante dalla quale non bisogna assolutamente affrancarsi sì, eh, semplicemente con un colpo di... di spalle, come si suol dire. E nemmeno Direbbe, pur, bisogna... con un colpo di spugna. E nemmeno... neanche con un colpo di spugna, ma neanche eh, eh, come dire, mh, facendo quindi finta che nulla sia successo bisogna fare un'analisi ma non un'analisi infinita di cose e ma problemi che vengono da lontano assolutamente sì è già avanzata e, tra l'altro mi permetto di sottolineare che il circolo di Marsala sta ripartendo attorno come io mi sono sforzato di far capire eh, insistendo anche con una certa pervicacia da questioni concrete, il circolo di Marsala rinasce attraverso l'iniziativa di solidarietà è uno dei circoli più attivi con una partecipazione enorme su questa iniziativa di eh, eh, la solidarietà età in circolo e quindi il, la donazione di eh, beni di prima necessità che ha fatto anche Trapani e che stanno facendo tutti i circoli eh, d'Italia per i soggetti più deboli quindi raccolta di beni. E allora bisogna ripartire dalle cose concrete. Per il resto sì, gli errori mi, mi vengono da lontano lì. e io arrivo... L'altro giorno stiamo programmando Alcamo ed altro per cercare di dare una prospettiva a questo partito che secondo me ha molto da dire, eh, molto da ascoltare però. Fermati. Anche Chiudiamo 10 un, un, secondi ti do, mi devi dare una risposta. Una secca. battuta secca. Secca. E ad Erice? E ad Erice stessa cosa, stessa cosa perché Erice è una battuta d'arresto che chiaramente veniva comunque da un momento di grande difficoltà politica e amministrativa che l'amministrazione aveva con la, con la sindaca vi siete ritornati a sembra essere stato superato ma superato non tanto io non ho mai avuto problemi con la sindaca i problemi erano di carattere formale legati a questioni che sono rientrate dal punto di vista giudiziario e che le impedivano di fare la sindaca e questa era la nostra e la mia preoccupazione che ho espresso qui ma c'era anche la seconda questione importante il circolo non era convinto del percorso adesso... C'è stato un momento di chiarimento profondo. Anche lì, eh, nella chiarezza e nella sostanza, credo che si possa andare avanti eh, per governare Morare questo territorio. la favola. Rientra il PD in giunta in qualche maniera, ma lo vediamo tra un pochino. Ma la lo domanda... vedremo e magari ne parleremo ne va... nel dettaglio. Ma più che rientra il PD in giunta, il PD ritorna a dare una prospettiva di governo al territorio di Erice nei prossimi anni. Grazie. Mi permette quel... una, sola, uh, una sola saluto S ai pescatori di Mazzara del Vallo che chiaramente eh, eh, a cui va eh, l'augurio a loro e alle loro famiglie per un buon Natale dopo tutti i trascorsi di cui abbiamo sentito e ancora purtroppo infatti. sentiremo tanto la vicinanza mia personale anche oltre che politica e istituzionale Bene, Res Pubblica in questa prima parte saluta e ringrazia il sindaco di Saremi nonché segretario provinciale del PD Domenico Venuti e buone feste di fine anno, ci vediamo l'anno prossimo. Ho una breve pausa, e adesso arriva la presidente del distretto turistico della Sicilia occidentale, nonché assessore al comune di Trapani, Rosaria Dalì. La vado ad accogliere, eh? Ed eccoci qua, adesso ho il piacere, mi alzo, ho il piacere di andare ad accogliere l'assessore eh, del comune di Trapani, la dottoressa Rosalia Dalì, che è anche il presidente del distretto turistico della Sicilia Occidentale. La faccio entrare, dottoressa. Grazie, non ci possiamo salutare, ci salutiamo con la mano sul cuore, ben, ben ritrovata. Mi sono permesso subito come accoglienza, mi permetto, ah, prego, grazie. prego. qua, in questa, qua, qua, intesa, qua. Sì, più vicino. Mi sono permesso un tè caldo. Oh, proprio che grazie. Un altro bella idea. Un altro bella lo sono preso pure per io te. alla salute della provincia di Trapani e del sì, turismo della nostre parti intanto tutto bene? tutto bene siamo in gran lavoro per questa finale che ci vede impegnati in prima persona per il titolo di capitale della cultura abbiamo acceso già da tempo i motori stiamo lavorando tantissimo ci stiamo preparando per l'audizione finale che sarà a metà gennaio ma come ci hanno detto la giuria ci sta osservando, sta osservando tutto ciò che avviene in questo territorio, sia in città che in, eh, che in tutta la provincia. Tu come sai noi abbiamo candidato una città-territorio, Trapani, noi sì. abbiamo proprio condiviso con tanti altri comuni, eh, il progetto strategico culturale del territorio trapanese è un progetto condiviso che abbiamo costruito insieme, è un work in progress, quindi stiamo continuando a lavorare e a comunicare, a comunicare con due obiettivi, uno nei confronti della giuria, quindi far sapere quello, come ci stiamo preparando, com come siamo coinvolti in questa importante sfida e poi comunicare, dialogare col territorio, raccontare il dossier, la visione strategica che contiene questo dossier, le ragioni della candidatura, far sapere come intendiamo muoverci anche oltre il titolo in questo, in questo percorso. E quindi cioè, abbiamo messo in moto una squadra, una squadra di creativi, di comunicatori eh, che ci curano la pagina, stiamo lavorando su dei podcast con dei testimoni all'eccezione, già alcuni. Beh, ho visto, insomma, già i primi che avevate acquisito, ora se ne aggiungono altri, credo sì. anche spontaneamente, ho visto il messaggio del professore Zichichi addirittura, insomma, che parla del bellissimo lungomare di Trapani. Beh, ci fa piacere, sì, sì, ci cioè, sì. beviamo un sorso visto sì, che è caldo. È caldo, è buono appunto, Alla salute della provincia di Trapani, in questo caso, appunto. <ride> eh, mi costringono a fare queste cose eh, eh, perché cioè, abbiamo, abbiamo le tazze marchiate. <ride> no, è anche un modo per, per, per davvero io. rigenerarci, visto che è pure caldo. Noi ci siamo adeguati. Nuova scenografia, eh, nuova trasmissione anche. Nuovo format. Facciamo un po'. Il, il compendio in piccolo, giustamente sì. come ho detto l'altra volta, non me ne vogliono gli altri territori. Abbiamo dovuto insomma riassumere in quattro immagini grafiche un po' la bellezza del nostro Bello. territorio. Trapani Marsala, su tutti, certamente di là alle sue spalle c'è San Vito Locapo. Sì. Una e provincia che spacca questa? È una provincia che sì. Eh, devo dirti direttore spacca perché noi abbiamo, lo sapevamo, noi siamo consapevoli di, di quel, del patrimonio di questo territorio. E tutte le volte che siamo bravi a comunicarlo, comunque lo facciamo in maniera professionale, puntuale, i risultati tornano. I risultati tornano, una città che è un, un territorio che piace moltissimo e che incontra davvero la, il consenso sia del, di un turismo nazionale ma anche internazionale. Forse dobbiamo essere un po' più bravi e sicuramente dobbiamo ancora fare tanta strada anche nella qualità dei servizi da offrire e dubbio, in tanti altri dettagli che vanno ancora perfezionati e curati. Vediamo se la regia qua sotto mi manda nel monitor, penso di sì, lo farà subito operativamente come al solito. RAC che gestisce un po' tutti i meandri della regia là dentro. Le immagini dello spot su, su Io sono Trapani, uno spot che mi è piaciuto e anche se ve lo dico è ancora da limare qualcosina adesso se lo spiegherà meglio la uh, dottoressa Rosaria, è qualcosa di coinvolgente emotivamente, è molto uh, uh, davvero, c'è molta emozione in questo spot, è la città di Trapani che parla ai suoi cittadini, ai trapanesi e li invita a prendersi cura l'uno con l'altro di, di, di loro stessi, ma certamente della stessa città, è uno spot di sensibilizzazione per il Covid-19. Sì, l'abbiamo pensato per ricordare a tutti di non abbassare la guardia, questo è un momento forse uno dei più difficili dopo la prima ondata, perché adesso stiamo entrando nella fase delle vacanze di Natale, dove c'è anche la voglia di stare insieme, di stare in compagnia, magari anche di non osservare in pieno le regole, ci avviciniamo al periodo freddo per il nostro territorio che è gennaio-febbraio, quindi il periodo delle influenze, allora abbiamo voluto sensibilizzare i cittadini a non abbassare la guardia, a rispettare le regole e abbiamo pensato che a parlare potesse essere proprio la città, immaginandola come una donna, una donna... Che è triste perché vede le sue strade deserte, non vede i cittadini passeggiare, non vede turisti, non vede allegria, non ha assistito quest'anno alla processione dei misteri, ehm, un Natale con poche luminarie, senza eventi, però dice noi Trapani eh, rinascerà. Trapani ce la faremo, noi eh, torneremo ad abbracciarci, torneremo a gioire in mezzo alle strade, riaccoglieremo i nostri turisti con tutte le nostre bellezze, in tutta cioè, la nostra bellezza, però ognuno di noi deve fare la sua parte. Quindi voi cittadini rispettate le regole, evitate gli assembramenti, evitate gli incontri affollati, cercate di mantenere anche le misure di sicurezza, quali sono la mascherina, eh, l'igiene, eh, delle mani, perché solo così mh, aspettiamo ancora un po' e torneremo a essere più sicuri. Beh, felici è uno spot d'amore sì. sì. non solo da chi l'ha pensato, commissionato sì. e poi realizzato, ma anche sì. dalla stessa città nei confronti dei, dei suoi cittadini. Poi sì. arrivano dei titoli in qualche giornale nazionale e ci fanno arrabbiare. Ho letto la, mm. la tua presa di posizione. Sì. Io ho sentito il dovere di farlo perché come, mm. a parte amministratore comunale, ma come presidente del distretto, Trovo che è doveroso chi rappresenta qualcosa, qualcuno che debba eh, dire la sua, ribellarsi e eh, proclamare che questo non è un territorio. Non si può fare un titolo Trapani, capitale della mafia nel momento in cui con tanto sacrifici, e energia e determinazione stiamo cercando di risollevarla trovandole un titolo che può essere capitale della, della cultura. L'ho trovato mh, no, 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 non corretto nei confronti di tutti i nostri sforzi ma soprattutto dei tanti i Cittadini per bene, che esistono in questo momento. Questo non territorio. significa negare l'esistenza della mafia, negare. assolutamente non significa negare lo scritto. Saremmo idioti a farlo, assolutamente, e non assolutamente. Né mettere eh, minimamente in dubbio l'operazione eh, che è stata fatta, per carità, ma fare tutta la differenza. E nemmeno la libertà di stampa. Neanche la libertà di stampa. Est modus in rebus. Eh, ecco, non si può fare di tutta l'erba un fascio. C'è quell'aspetto, ma ci sono tanti altri aspetti positivi e tante anche vittime di questo fenomeno. La nostra città, il nostro territorio ha pianto: Quindi non lo, non lo dimentichiamo. Ritornando alla questione della, di, della capitale del turismo, purtroppo il Covid-19 mm. ha eh, rimescolato un po' le carte, no? spostandola sì. di un anno intanto la manifestazione, la proclamazione. Ma dal comune di Trapani è partita un'altra intelligente iniziativa, sì. cioè piuttosto che competere, ha scritto il sindaco ovviamente per, per conto del comune di Trapani, singolarmente ognuna delle dieci città finaliste. Vi ricordo che Trapani è l'unica città siciliana che in lizza fra le dieci appunto aspiranti eh, capitale della cultura 2000. 22 ormai purtroppo, sì. eh, dice piuttosto che eh, competere, visto quello che è successo, sapete che c'è, perché non facciamo che tutte le 10 città... Più eh, l'intera nazione rappresentiamo la squadra vincente e in qualche maniera usufriamo tutti, eh, quota parte anche della premialità che è messa a disposizione. Però tutto questo lo spiegherà meglio l'assessore Rosaria. Rosario. Sì, sì. Allora, non, noi intanto eravamo candidati per il 2021, poi giustamente è arrivata una proposta che noi abbiamo sottoscritto e sposato di ehm, eh, traslare la, 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 il titolo di capitale della cultura di Parma 2020, essendo stato un anno di corso. Non avendolo potuto utilizzare pieno, pienamente, come erano i programmi, di, eh, di trascinarlo fino al 2021. Quindi si è fatto già una scelta straordinaria. Così come una scelta straordinaria è stata fatta: nel 2020, per il 2023 non ci sarà bando, la, 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 il premio, il titolo va in automatico alle città di Bergamo e Brescia, in quanto particolarmente colpite durante la, la prima ondata della pandemia. Con la stessa straordinarietà con cui è stata fatta questa scelta, noi abbiamo proposto al Ministro, e lo stiamo anche formalizzando perché prima abbiamo voluto condividere questa idea del Sindaco con le altre nove finaliste, che appunto in tutto siamo dieci: abbiamo, vorremmo proporre a Franceschini, al Ministro, di, visto che il 2022 è l'anno della uscita dal Covid, l'anno in cui probabilmente verremo fuori, saranno già stati fatti i vaccini, insomma la situazione dovrebbe essere più tranquilla, forse è l'anno in cui tante città meriterebbero di essere capitale della cultura per dar loro la possibilità di, ehm, di, di riscatto, di, eh, di rialzarsi dopo questo peri brutto, brutto periodo. E perché soltanto una? E il 2022 simbolicamente è l'anno della rinascita, forse è giusto che questa opportunità sia data a tutte e dieci, perché sceglierne una? Eh, non solo, aggiungo ehm, che ehm, se tu distribuisci queste dieci città lungo tutta la, la nazione, veramente dalla punta estrema della Sicilia arriviamo fino alle Alpi, passando per il Tacco d'Italia perché c'è Taranto, poi c'è Bari, l'Aquila, eh, Volterra, Civi, ehm, Cerveteri, eh, Verbania, ci sono veramente eh, lungo tutto lo stivale. Quindi l'idea anche del sindaco di Giacomo: giocare... il mondo de amicis con il Libro Cuore invece. Che... Dagli Appennini alle Ande faremo da Torre di Ligni al, al, al Monterosa praticamente. Al Monte Beh, Bianco, esattamente, così. esattamente. E diventa l'Italia la capitale della cultura e diventa anche una, questa è una scelta e un processo di grandissima attrazione, di grandissima promozione turistica, oltre che anche un percorso culturale che veramente potrebbe investire. Cioè queste sono dieci città che hanno dieci piani strategici della cultura, quindi dieci, una progettualità eh, capillare, sostanziosa che noi ci siamo confrontati, noi facciamo periodicamente riunioni online, naturalmente eh, con i sindaci, con gli assessori o con i consulenti che hanno seguito le varie candidature. E ti posso dire che la progettualità è bellissima, è stimolante. Il confronto anche per noi è stata occasione di crescita. Certo, e metterci immagino. a sistema. Avrebbe una potenza di fuoco per l'Italia enorme ed è quello che noi vorremmo spiegare al Ministro e spiegheremo nella lettera. Naturalmente, dobbiamo essere tutti e dieci d'accordo: c'è qualcuno che magari mm. eh, vorrebbe mh, tentare la sfida dell'unica. Eh, noi ripeto per questa motivazione che ti ho detto in premessa vorremmo invece proporre sarebbe davvero una bella, una bella, una bella... ce lo meritiamo tutti tutti abbiamo sofferto quest'anno però solo noi ci meritiamo le europee di... non ce sì. le dimentichiamo, no. è giusto? Se ne dimentichiamo sta no. parlando un po', un po' di meno però. Sì. Sono ci ancora... sono sempre sì, sono state messe un attimo in secondo piano perché proprio Europeade è, 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 è tutto ciò che non si può fare in questo periodo, cioè è ballo, è danza, è assembramento, è spettacolo, è, è tanta gente in piazza, è, è condivisione, è comunione. Europeade è una grande festa delle nazioni, quindi veramente speriamo poterla fare nel 2022, sicuramente nel 2021 no. Così come non si è fatta nel 2020 per, la, certo. per Clipeda, e non penso, quindi, 2021 forse lo farà Clipeda e 2022 Dio, tra Ma noi per... che l'abbiamo persa, no, no, assolutamente. No, assolutamente, il titolo è sempre okay. conquistato, è soltanto no, capire bene, la fattibilità. Appunto, perché, ultimamente perché... non se ne è più, quasi perché... qualcuno dice: Ma forse non si fa più? No, si fa. si fa, è stata spostata. Sì, so, Parliamo di centinaia di persone in piazza, quindi <ride> a ballare, abbracciarsi, a cantare, e quindi capirai che. Ci deve essere veramente una situazione covid free, <ride> assolutamente. Senti, ma tu non sei solo presidente del distretto turistico della Sicilia occidentale, sei anche e forse soprattutto certamente in termini di impegno quotidiano assessore sì. al comune di Trapani. Ti occupi di centro storico, di alcune partecipate, sì. Eh, sì. stancante. Sì, abbastanza. Cioè, Nicola, io questa, questo ruolo l'ho accolto veramente con grande senso di responsabilità. Proprio quasi con devozione nei confronti della mia città, col desiderio di restituire e di impegnarmi, quindi lo faccio solo con questo spirito e con questa grande quindi, dedizione, sacrificando tanto tempo, ma lo faccio con piacere, non è un volermi piangere addosso, sacrificando tanto tempo innanzitutto alla mia famiglia, ai miei affetti, al mio lavoro e al mio tempo libero, però sì è molto impegnativo se lo vuoi fare e seguire tutto bene. Eh, però è anche oh, motivo di grande soddisfazione come appunto può essere stata europea, come può, sono anche i risultati che arrivano col distretto, perché come sai abbiamo avuto certo. la campagna nazionale, ma tante altre cose bollano in pentola, io ancora non ne posso parlare, ma nel 2021 stiamo facendo anche dei lavori, stiamo lavorando per fare qualche altra cosa di importante per il Ma Un'esperienza del genere, tu arrivi diciamo dal, dal, dal mondo professionale, sì. okay, hai un nome, diciamo un sì. cognome diciamo, piuttosto <ride> importante, eh, però non aveva mai insomma, uh, non si era mai cimentata direttamente no. appunto in prima persona un ruolo amministrativo e nemmeno più di tanto in, in politica no. obiettivamente. Un'esperienza del genere ha una che si chiama Dalì, mm. la porta a valutare che forse è una strada da perseguire la politica in generale l'impegno pubblico oppure cioè, guarda è così stancante è così camorrioso che ci lavo mano <ride> guarda questa è una, una domanda che non mi sono mai posta nel senso che ho veramente eh, raccolto la, la proposta di, del sindaco così come poi successivamente quella del distretto e l'ho accolta senza pensare ad una progettualità io non ho una progettualità politica okay. assolutamente e, quindi l'ho veramente accettata per le motivazioni che ho detto prima. Naturalmente poi sono tante cose che accadono, compresa la pandemia io che non era assolutamente prevista, quindi mai dire mai non, non lo so in futuro. Posso dire che non, mai, non lo faccio per professione, per professione faccio altro, come sai, e quindi non è che quando finisce, questo, finirà questo incarico rimarrò a non fare nulla. Ho tante cose da fare e quindi sicuramente qualsiasi scelta dovesse arrivare sarà anche quella ponderata e non sarà mai dotata, poiché non ho nient'altro da fare, ma certo. soltanto motivazioni valide e sostenute da... Capisco, sì. va bene, accetto. Eh. E, um, um, stiamo per chiudere, vediamo di fare così: pillole, domande veloci e risposte veloci. Come si sta cambiando il volto della città, a partire da, dalla zona del Lazzaretto fino a Via Fardella? Allora, il volto della città: e, sicuramente, questa città, quando iniziato, siamo arrivati noi e dovevamo amministrare, abbiamo trovato una città con tantissime complessità, mm, e, soprattutto una città dove i luoghi, gli spazi culturali, gli spazi pubblici erano chiusi. Mi riferisco a ho chiuso quantomeno da ristrutturare, quindi abbiamo innanzitutto voluto mettere in piedi tutto un percorso di recupero e di riapertura, uno per tutti è la casina delle palme che abbiamo portato avanti a essere luogo di cultura, luogo di eventi, è stata già ristrutturata la casina dove abbiamo anche lì un'idea. Da portare avanti appena la sarà possibile, e adesso partiranno i lavori per il recupero pure del palco. Noi abbiamo organizzato lì la rassegna cinematografica, quest'anno a causa Covid non l'abbiamo potuta fare, ma abbiamo fatto altra rassegna letteraria. E dal prossimo anno avremo pure il palco, quindi un piccolo teatro all'aperto. Abbiamo una, una proposta molto interessante che dobbiamo verificare ancora per, tor per la Torre di Ligny, estremamente interessante. Già era aperta, un accenno vogliamo. Ma eh... <laughs> C'è qualcuno che fa cultura ad alto livello, in maniera innovativa e intelligente, ci ha fatto una proposta veramente originale che potrebbe farla diventare un attrattore culturale okay. importante. Vabbè, non esiste più di tanto. Però, però è, un, è, un, è un luogo pubblico, quindi ci sarà tutta la trafila che certo. è giusto fare, di avvisi. Di, mh, ma è un progetto un'idea molto bella. Tentavamo di prendere il Villino Nasi e come sai le vicende con la, le conosciamo con tutte. Proprio, e, ma lo stesso cosa sono i lavori al, al bastione imperiale. Eh, San Domenico, fino all'altro giorno si sono avvicendati anche due assessori. Di cui uno, tra l'altro, eh, nel frattempo è deceduto, è l'assessore culturali sì, Quindi abbiamo dovuto interrompere la storia del San Domenico. Ma adesso con l'assessore Samonà l'abbiamo ripresa. Sappiamo che, che il decreto lui è venuto a Trappa e abbiamo fatto proprio un'agenda, un elenco di mh, punti all'ordine del giorno. E su San Domenico, lui poi mi ha richiamato dopo due giorni, che aveva riunito il dirigente generale. Mi ha garantito che il decreto è già stato firmato Perfetto. ed è già al l'assessorato al bilancio e quindi adesso a breve sapremo quando arriverà questo ennesimo finanziamento per riaprire anche il San Domenico che nel frattempo non è stato chiuso perché devo dire che grazie anche alle iniziative dell'enteluglio musicale che è estremamente Infatti. attivo il chiostro di San Domenico è stato luogo di, di rappresentazioni ma anche qualcosa l'ha organizzata la biblioteca fardelliana Certo, poter godere dell'altro chiostro e dell'intero complesso ci permetterebbe di far diventare sì. quello un, un, un polo Ma nel culturale. Il frattempo, però, purtroppo, lo abbiamo spiegato in tutte le maniere, sarà una fine d'anno le eh, festività di fine anno con poche luminarie, proprio giusto sì. giusto, il minimo per dare un, un po' di calore. Questa è stata una scelta voluta da tutta la Giunta, mm -hmm. l'abbiamo condivisa in Giunta questa scelta, abbiamo preferito investire questa, questa somma che non è da poco per noi, nel nostro bilancio, per chi ha più bisogno. E quindi abbiamo messo giusto un simbolo perché è giusto, come abbiamo scritto, lasciare accesa la lampada, la luce della speranza. Questo è, un, è comunque un Natale, è un Natale anche perché ci sia, per, quindi simbolicamente è giusto che ci sia un segnale. Però è un Natale diverso e allora c'è tanta gente che non lo potrà godere e festeggiare perché forse anche difficoltà di, ma difficoltà sulle, sui beni di prima necessità quindi è giusto forse dar loro aiuto piuttosto che abbellire la città di Trapani e poi ti posso dire che il DPCM che è uscito ieri, yeah, proprio questi giorni ti dice che neanche si potrà uscire da casa quindi queste luminarie alla fine sarebbero state bellissime ma lasciate alla, lì immobili e che nessuno ne... un po' come abbiamo, è successo per la statua del... Per il crocifisso che abbiamo messo a Piazza sì. Vittoria, che nessuno ha potuto vedere, ti ricordi? Perché, perché eravamo proprio chi... a... rinchiusi in quarantena. Però le immagini di quel crocifisso erano ah, fortissime, eh, infatti, e credo che ci sia un altro progetto da questo punto. Ne tempo. riparleremo dopo. Chiudiamo con un altro sorso allora, di, un altro di, sorso di... E Abbiamo finito, che vuoi dire in questi ultimi 15 secondi? Ma devo dire, voglio fare un appello, un appello ai cittadini di rispettare le regole, di evitare questo Natale, lo so sarà un Natale diverso, dispiace non poter stare in compagnia con gli amici, con gli affetti, ma ridurre al minimo le uscite e le occasioni di assembramento, un sacrificio che chiediamo per poi essere, come dice lo spot, più forti, più uniti e ricominciare dopo la primavera, perché il periodo che ci aspetta, quel periodo insomma, del picco, delle influenze, sarà un periodo difficile e soprattutto un'altra grande per cittadini che vorrei fare, sostenete Trapani, capitale italiana della cultura, Ci sono, siamo sui social, sia su Facebook che su Instagram, raccontiamo il dossier, raccontiamo i personaggi, i protagonisti di questa avventura, partiranno quattro podcast, dei video che racconteranno le policromie del territorio, nel gusto, nella natura, nell'arte, eh, e, e saranno dei contenuti estremamente interessanti, belli, che vi prego di condividere, di diffondere il più possibile per far conoscere questa bellissima terra anche fuori, perché comunque vada, la candidatura è comunque una grande opportunità per far conoscere questo nostro territorio. Noi speriamo anche di vincere e portarci a casa il titolo, ma comunque dobbiamo eh, la, eh, correre su quest'onda, questa, quest eh, cavalcarla per cercare di portare su e in alto le sorti di questa città. Grazie. Morale della favola. guardate, Trapani... Con gli occhi come, come dell'assessore lì, non proprio con i suoi che sono belli, ma come lei guarda, lo vedete, no? mentre raccontava questa candidatura, le si illuminava lo sguardo. Speriamo di avercelo tutti, e questo sguardo di amore verso il nostro territorio, non solo per Trapani, parlo trapanesi, ma ognuno che vive nella propria città, che possa davvero rinnamorarsi o innamorarsi della terra dove vive. Alla salute grazie. di tutti, assessore, grazie, grazie. Per, eh, per questa. Questi 15 minuti qui a ah, Respubblica Sicilia chiama Europa. Grazie, e grazie a te per l'invito. Arrivederci.